Grazie, con la parte numero 12 del display di Bayonetta 3. Devo riabituarmi ai comandi perché ultimamente sto facendo. Wow. Sto facendo una seconda run su Xenoblade 3, vabbè. E sono abituato ai comandi di quel gioco, quindi ogni tanto mi capiterà di premere tasti che non c'entrano niente, tipo. Infatti. Allora, devo andare qua. Siamo arrivati nel livello desertico con Bayonetta, dopo esserci già stato con Viola. Dobbiamo trovare il quarto robo del caos lì. Congegno del caos. Questo spirito, questo ologramma l'avevo già incontrato. Ah, così, proprio lei accetta il suo destino. Dove siamo? Cairo, carezza benefica. Is your grand scheme simply to bore me to death? Allora, qua non si possono evocare i demoni. Not picking up. Infatti. Chiedo scudo. I made it clear you were not to follow. And when someone gives me an order, I just have to disobey. You really are quite the headstrong. I'll have to force you to listen then. Prepare yourself. Qui però posso evocare i demoni. Merda. Belli i movimenti che fa anche il nemico. Sta facendo? Sta cantando? Non riesce a colpirlo? Che succede? Seconda fase? Ma questa qui è la baionetta. Porca puttana, della nostra epoca? Cioè, di questa epoca, voglio dire. Penso di sì. Quindi quella è l'arma che prenderò alla fine di questo mondo. Fanculo, quanto è difficile leggere con l'attacco. Oh! Gomorra ha perso il controllo. Ma no, non l'ho presa, ma seriamente. Ho tutta la mossa a vuoto, pensavo. Vabbè, ma che inculata però. Aia. Cambio arma, va. Provo a usare un po' questa. Lo so, un po' lenta come mi arma, eh. Ok. Dovremmo esserci. Ok. Uff. Ah, sta tenendo testa Bayonetta, eh. Molto forte questo spirito. Ma non sembra Bayonetta in realtà. Ah,
Ah, questa è la Bayonetta di quest'epoca. Ok. Mi ricorda il modo di fare le cutscene che c'erano nei periodi di Bayonetta, che facevano le cutscene a immagini così. Alcune cutscene. Sembra più la Jeanne di queste, di quest'epoca. Ciao. Demone? Demone che reclutiamo in questo mondo? Ah, è Baal, l'imperatrice dell'abisso. Simpatica. È bellina la rana. Tanto sì, sicuramente la tua padrona fa una fine di merda. Tutte fine sono così. Allora. Ok. Dopo aver evocato Baal, Premiere fa l'entrare la strofa di una canzone. Completo tutte e quattro le strofe, cadrà una pioggia tossica. Salta sempre più in alto. Al terzo salto raggiunge un'altezza incredibile, tipo Mario. È immune al veleno e può nuotare liberamente anche nelle acque più fetide. Sing. Big finish. Need to replenish. Vuoi vedere la pioggia tossica? Eccola qua. Wow, è figa. Ti provo tutta la mia energia magica per fare questa cosa. Vabbè, non importa. Allora, vediamo di uscire da qui. Ok, cosa c'è qui? E rompiti. Oh. The Lekalek. Ok. Madonna, sono abituato a premere L3 per correre. Ok, questo mi carica l'energia magica. Grazie. Ah, giusto. Devo eliminare tutti insieme, no? Quindi sì, ma ci vuole un'area geologica per completare tutta la canzone. Sono curioso di sapere quali sono le lyrics di questa canzone. Infatti. Sono proprio curioso di sapere in che battaglia si potrebbe mai trovare il tempo di cantare tutta la canzone. Cosa c'è qua dentro? Un cuore di strega. A Quarry of Streg. Va bene. Diamolo a Purple. Che mi dà molti più problemi di quanto mi dà la signora Bayonetta.
Ok. Andiamo avanti. Proprio ingombrante questa la motosega. Allora, cosa abbiamo qui? Un nuovo tipo di nemico. Il o la Radiatus. Ok. Un altro. Sparo una specie di raggio. Però sembra che si debbano avvicinare per spararti. Cazzo. Attacca. Però fa male la motosega, eh. È lenta e clunky, ma fa male proprio. Basta nascondere dietro le colonne. E invece no. Ok. Allora. Chissà. Magari. No. Facciamo una cagata. Ok. Non ci arriva. Non ci arriva. Vai. L'ho fatta. Scusa, questa pioggia acida? Ah, eccola qua. Ma che modo è di finire la battaglia? Avrò preso la medaglia di calcestruzzo. Minchia. Più o meno. Vabbè, però è stato divertente, dai. È molto divertente per continuare a spammare R. Ok. Allora. Yikes. Allora, quindi. Guarda. È simpatico. Va bene. Non è a tempo sta cosa, spero. Simpatico. Oh 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 oh. Va bene. Io ancora devo trovare uno dei tre animaletti demoniaci satanici della morte, vero? Sì, a tempo in realtà. Ok. Magari c'è un segreto in quella stanza, ma non c'ho voglia di esplorarlo. Ah, la luce. Gli occhi. Ok. Questa è palesemente un'arena. Ah, perché c'è la sabbia, l'avete capito? Cosa sei tu? Ma sei bellissimo. Sei il Murus. Ok.
Bello. Può fare il figo lì. No need to tense up that badly. Relax. We're just getting started. Ah, ok. Ed un cazzo. Ho già fatto metà vita comunque. Piano. È vulnerabile a qualcosa mentre a quella specie corazza. Ma culo. Attenzione. Ah sì, puoi comunque far male. Attenzione. E... merda. Oh, io pian piano sto morendo, eh. Cosa sto facendo? Puzza di merda per terra. Vai, esplodi. Riesco a fare una combo intera, devo smetterci di fare una combo intera. Muoio, mi sa. Cioè, devo curarmi, in realtà. Ok, uso una cura normale. Ammazza, non ti cura di una sega. Uso un'altra cura normale. Fanculo. Vai, esplodi. Attenzione. Ah, va bene, scusami. Non sapevo che ti offendessi così tanto. Vai. Ok. Vabbè, ammappete. Ma cos'è sta cosa? Vabbè. Vabbè, insomma. Tecnicamente poteva andare peggio. Quite the power lunch. Sure you'll be all right. I was only joking. What? Ok. Allora, intanto sappiamo che morirà. Tutte le baionette che troviamo muoiono.
Sono sicuramente l'ultima rimasta io. Verso la fine. Qui non ho più la rana, l'ho persa. È finito il capitolo? Ammazza! Cioè, la motosega è figo vedere quanto danno fai con ogni singolo attacco, ma è scomodo. Esatto. Però voglio imparare a utilizzarla ancora un po' meglio prima di scartarla, la motosega intendo. Ok. Le chiavi tricolore? Dovrebbe essere in grado di aprire il sigillo del vecchio libro di foto in vita alla porta dell'inferno, che io ho già comprato. Ok, quando è che ho trovato queste chiavi esattamente? Va bene. Ti prendo in parola. A quanto pare ho trovato 3 chiavi. Potresti essere in grado di fare il ritorno per un po' di tempo? Ha salvato automaticamente, quindi perché no? Che cos'è? What? Cosa sto giocando? Non penso di avere... No. Attenzione! Questo è l'unico altro comando che ho oltre a permettermi di muovermi. Boh. Questa deve essere una specie di... Baionetta con Cheshire in mano. Cioè più Seresa, sì, quando era piccolina. Non posso neanche muovere la visuale. Seresa shivered at the thought of what lay ahead. But curiosity got the better of her. Non posso saltare. Ah, si arrampica automaticamente, ok. Mi aspettavo tutto tranne sta cosa, sinceramente. Anche il salto automatico. Ok. Let's go, Cheshire. Cheshire è il nome a cui che lei aveva dato al suo pupazzino a forma da gatto sin da quando era bambina. Questo già si sapeva in altri giochi di Bayonetta. She cautiously ventured onwards. Is someone out there? È una specie di favoletta. What was that? Must have been a rabbit or something. Right, Cheshire? C'è un sacco di bivi. Non penso ci siano collezionabili o segreti da trovare in questa favoletta. Ah, ok. Devi muovere a tempo. Devi creare le vette quando le cose si allinea. Ok, ho capito. Carino come minigioco. Looking into the dark underbrush, Seresa could not shake the feeling that someone was looking back. Molto belli i colori, comunque, lo stile artistico di questa sezione. Quanto è eterogeneo sto gioco. Continua a rinnovarsi di...
ogni volta. Oh. Game over. Ah, così. Continua. Continua. Avalon. I'm an umbra witch. Yes, my dearest sister. Can't save anyone. What? Cosa sto guardando? Io non capisco. Datemi contesto. Chi è questa, mo? What could this be? Va bene, io non ho capito. Non ho capito un cazzo, sinceramente. Vabbè, spero che avrò più contesto in futuro. Illudiamoci ancora una volta che Ronaldinho abbia qualcosa di interessante da vendermi. Oggetti. Una sega. Accessori. Questo non è male. Diamo i frenzy fuori seguito di attacchi nemici. Dai. Tesori di Ronaldinho. Vecchio libro di foto che... ok. Va bene. Oh boh, salviamo. Pensavo che mi avrebbe impegnato di più quella parte del gioco. Quando il gioco mi dice... durerà tanto. Ma sono stati 5 minuti scarsi. Allora. Lezioni di volo. Di Fabio Volo. Ok. Siamo davanti a un mausoleo. This must be the place. Al-Haram. Ah, Giza siamo arrivati. Non so se il Cairo e Giza sono veramente così vicini l'uno all'altro che ci si può arrivare a piedi così. Allora, ma questa abitazione è troppo grande. Laggiù vedo già una battaglia. Battaglia contro gli angeli. Per... anzi, andiamo col treno, che è più bello. Sti bastardi ti mettono le rane, quindi dicono, ah, c'è la rana. Ma dov'è la rana? Te zitta. Che parte qui ci deve essere anche la rana oscura demoniaca della morte nera. Il signore maledetto. Sto andando un po' fuori strada, però esploro. Esplodo. Qua su, quindi niente, vabbè, mi non fotte sega della rana, voglio combattere. Piano. Ma esplodi. Merda. Che palle. Ok. Mamma mia. Ok. Va bene.
No. Ok. Vabbè, dai, andiamo avanti. Questo non se ne vanno ancora. Vabbè. Non sappiamo neanche se, esattamente se era qualche parte la rana oscura. Non voglio perdere troppo tempo in questa cosa qui. Qua dietro c'è qualcosa di nascosto? No, non sembrerebbe. Ok, uno di questi. Tu invece non sei una cosa un po' più interessante? Ok. La tempesta di sabbia? Addirittura. Waste makes waste, is it? Detours aren't my style, but I suppose there's no choice. No, no. Vabbè, andiamoci allora. Ok, hai vinto tu. Da dove si passa, quindi? Sono indietro? Nella caverna infernale. Vibra il controller man mano che viaggio col treno. Ma buongiorno. Buongiovi. Chi sono tutti sti uccellacci? I'd recognize the rancid air of inferno anywhere. Unexpected chill in the middle of the desert. Va bene, non gli do più fastidio. Vabbè, entriamo una volta per tutte. Cos'è questo? Ah, ok. Allora, gli angeli, nell'uno combattevi gli angeli, nel 2 combattevi gli angeli e i demoni, e nel 3 combatti principalmente gli homunculus. Se questi sono angeli, è possibile che fossero nemici di Bayonetta 2, ma se è così non me ne ricordo, ma è possibilissimo che lo fossero. Ma questo invece me lo ricordo. Questo c'è nel 2, invece. Danni. Ah, è vero, questa è la cosa che facevano in 2. Sì, è un riferimento a Bayonetta 2 questa battaglia. Questo si può rompere? No. Dunque, facciamo questo. Quindi in questo momento noi ci troviamo nell'inferno. Uh,
quello. Accumula punti combo. Ok, e non posso usare le pistole. Va bene. Ah, che palle di tempo muto, mi dimentico sempre. Posso usare soltanto questo oppure la motosega. Va bene. Accumulo punti combo. Nemici mortali, pioggia di lava. Ah. Wait, what? Cioè, a un certo punto si spawna la lava sotto i piedi e muoio. E una sola fonte di danni e muoio instant. Qui devo farla in aria, praticamente. Questo mi stai dicendo. O perlomeno posso iniziare per terra, ma... Ah no, guarda che si spawna sotto, capito. C'è l'indicatore sotto che ti dice... Oh, sta per spawnarsi la lava, imbecille. Resettare combo, ok. No, si resetta. E basta, andartene. È che tu non devi stare pulisci al nemico, devi stare alla distanza giusta con quest'arma. Non l'ho quasi mai usata quest'arma in realtà. Cos'altro se passa combo, però va bene. Ok. Qui con quest'arma vuoi fare i calci da vicino e i pugni da lontano. Vabbè, ma che cazzate. Ok, capito. Sto imparando l'arma, anche se non l'ho mai usata. Dai. Ce l'ho fatta. Bella. Ma è stato neanche troppo difficile. Pure medaglie di platino. Figo queste. Perché queste battaglie qua sono interessanti. Tranne per la lava che vabbè dà un po' fastidio. Ma non è neanche esagerato. Nel senso, una difficoltà la devi dare al giocatore ovviamente. Figo. Molto molto meno frustrante di altre, che, di altre prove che ho già fatto. Oh, ciao. Quindi proseguiamo. Avete demoni selvatici Malfas.
sta evocando un demone per la prima volta? Non lo so. Quello credo che sia uno dei demoni che... che evoca Bayonetta, è uno dei primi... è una delle apoteosi che fa in Bayonetta 1, se non sbaglio. Eccolo qua. Mi aspetto una sezione di gameplay al volo. Malphas, annunciatore della fine. Infatti questo capitolo si chiama Lezioni di volo, quindi probabilmente sì. Se mi dovevo chiudere la parte, cazzo, avrei dovuto chiudere la parte. Tab. This should make getting around a breeze. Ok. Ah. Abbiamo invocato un nuovo demone. Proviamolo. Ma figo come demone questo. Oh, troppo impegnato a vedere lui che mangiava il nemico. Non so, non ho fatto il cerco su un altro. Che cazzo ci sono? Vuoi morire te? Oh. Ok. E ora c'è la sezione di volo effettivamente. Cazzo, avevo dovuto chiudere la parte prima del... cioè dopo aver finito la sfida. Ho anche pensato di farlo, ma poi mi sono dimenticato. E invece no. Semplicemente ci ha dato un passaggio e basta. Alla Norlondo. Oh, Singularity. It seems someone would rather I wasn't. Perhaps you've got something more interesting in store. Ok. Termino qui la parte numero 12 di Bayonetta 3. Se vi è piaciuto cliccate il pollice in alto, salto e vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.